16 e 12 minuti, andiamo un po' avanti e andiamo ad affrontare un aspetto un po' scabroso, no? Che è l'ultimo aspetto che affrontiamo di oggi. Chi ha seguito le trasmissioni di Magia, Stregoneria, Paganesimo fatto a Radio Gamma 5? Io nel 1997, continuo sempre con questa data, vi ho letto alcuni passi del libro dell'Anticristo. E il libro dell'Anticristo non è altro che una serie di visioni che avevo io. State messe giù col mio linguaggio, come ho potuto farlo. Naturalmente uno che si legge quelle cose dice, eh sì, ma sta cosa qua l'aveva già detto quest'altro, sta cosa qua l'aveva già detto quest'altro, sta cosa qua l'aveva già detto quest'altro. Cioè c'è sempre qualcuno che ti dice le stesse cose prima. Goethe direbbe che il genio è quello che dà una nuova sistemazione a cose già dette, cioè non dice mai delle cose nuove. Anche perché milioni di uomini sono arrivati prima e milioni di uomini hanno vissuto la vita. Si tratta però di una sistemazione che ho fatto, una sistemazione in base ad alcune mie visioni, ad alcune mie intuizioni. Bene, una di queste parla dei quattro mondi appunto dell'esistenza umana. E a un certo punto uno di questi mondi dice che muore il bambino e nasce l'essere umano adulto. Ed era una delle cose più difficili da dire, perché allora, quando ho scritto il libro dell'Anticristo, 1985, non è che ci fossero dati per affermare una cosa del genere. L'unico dato che c'era un dato religioso, cioè praticamente nella società antica, nella religione antica di Roma, c'era una grande divinità che è Juventus, adesso ormai la squadra di calcio è Juventus, per cui. In cui praticamente veniva celebrato l'arrivo nell'età adulta del bambino, non so, gli si dava una tunica, vero Manu? Cos'è? Si dava una tunica, tunica virilis. Sì, era la toga virilis, la tunica pretexta che segnava il passaggio quando aveva 17 anni. Esatto, cioè praticamente veniva celebrato questo passaggio. In pratica, dando quella tunica al bambino, si diceva è morto il ragazzo ed è nato l'essere umano adulto. E da quel momento il ragazzo si assumeva su di sé tutti i doveri e tutti i diritti che comportava quel tipo di società. Però riuscire a dirlo dal punto di vista della magia, dal punto di vista della trasformazione dell'uomo, era un po' pesantino. Però sembra che la scienza cominci ad analizzare anche questo. E allora cosa ci troviamo? Dalla Repubblica del 30 agosto 2005. Teenage come dei neonati, gli adolescenti come i poppanti. Non fare il bambino è il tipico rimprovero che tanti genitori riservano ai figli adolescenti quando non ne possono più in lacrime irragionevoli, scatti d'ira e urla. Ma se le scenate di teenager possono ricordare quelle dei bebè, sostiene un pedagogo inglese, è proprio perché la pubertà è in qualche modo simile alla prima infanzia e andrebbe affrontata da padri e madri con altrettanta e maggiore delicatezza. Bisognerebbe tirar su gli adolescenti come se fossero dei neonati. D'alta statura, afferma Penny Palmano, psicologa dell'infanzia nel suo libro Yes, Please. Per favore. Quel che ti pare, pubblicato nei prossimi giorni in Gran Bretagna. Il tempo in cui sei un teenager somiglia effettivamente a quello in cui eri poco più che un poppante, scrive l'autrice. Entrambi sono periodi di crescita prodigiosa in cui cerchiamo di diventare indipendenti. Un bambino deve imparare a muovere i primi passi da solo. Un adolescente comincia a imparare a diventare adulto. La differenza è che un errore nell'allevare un poppante provoca un pianto disperato, non è proprio vero. Mentre uno sbaglio nei rapporti con un adolescente può spingere ad andarsene di casa sbattendo la porta. La sua tesi, anticipata ieri dal Times di Londra, viene sostanzialmente condivisa dalla psicologia dominante, perlomeno nel Regno Unito. Molti genitori ritengono che, siccome i figli adolescenti hanno imparato ad abbottonarsi e pulirsi il sedere da soli, non è più necessario curarsi troppo di loro, osserva il professor Sebastian Kramer. Ma la realtà è che, sebbene non vogliano ammettere, hanno ancora molto bisogno dell'attenzione di papà e mamma.
Richiedono anzi tante cure secondo il libro della dottoressa Palmano, che in teoria le madri e i padri farebbero bene a mettersi in maternità, ovvero lasciare per un po' il posto di lavoro, quando i figli raggiungono l'età dei teenager, piuttosto che quando sono piccoli bebè. È un problema che l'autrice conosce da vicino, grazie a tre figli adolescenti, 16, 17 e 19 anni. Il libro è stato ispirato da loro. Dedicare attenzione ai figli adolescenti, ammonisce tuttavia Penny Palmano, significa trovare innanzitutto un equilibrio come genitori, tra la necessità di seguirli e quella di rispettarli, fra il desiderio di mantenere un rapporto e la capacità di ascoltarli, eventualmente in silenzio. Il suo volume contiene in proposito un decalogo del genitore, di teenager, con consigli che se hai 40 anni o più, non vestirti da ventenne solo per cercare di essere come i tuoi figli, oppure non imitare il loro slang giovanile, o anche non baciare i figli davanti ai loro amici. In fondo ci sono le pagelle in cui i genitori possono provare a riconoscerci. Dall'arrabbiato che urla strepita, al controllore che vuole sapere e verificare tutto dei figli, dal fuggitivo che adotta la tattica di abbandonarli a loro stessi, dall'indulgente che concede tutto quello che vogliono, fino al rispettoso che sta a ascoltare, ma pone limiti e stabilisce regole, che concede fiducia e non dimentica di incoraggiare sempre. Solo quest'ultimo, ovviamente, è il genitore perfetto. Ma se avete figli teenager e vi riconoscete nel ritratto di un genitore imperfetto, consolatevi, siete in larga compagnia. Libri come questo altrimenti non venderebbero nemmeno una copia. Bene, si comincia a capire anche questo, no? Cioè, si comincia a capire che il ragazzo sta morendo e sta nascendo l'adulto. E questa scoperta ultima che è stata fatta significa che tutto quello che è il processo di crescita del bambino deve essere fatto dagli adulti con consapevolezza, cioè il bambino non è una bestia da allevare, non è creato d'immagine e somiglianza di Dio, servono delle vere e proprie strategie di esistenza. Ma se queste strategie di esistenza non sono dentro l'adulto, non fanno parte della vita dell'adulto, della sua costante, non riuscirà nemmeno a trasmettere al figlio i suoi obiettivi, i suoi percorsi di conoscenza. Uf. Oh, e io per il bambino mi fermo qua. Anche perché ho fatto una bella tiritera, Spero di avervi dato una buona infornata di notizie. E questa sera, dalle 19 alle 20, prenderemo invece alcune questioni sulla capacità di percezione e relazione magica dell'uomo nel mondo, il suo cervello e la sua percezione. E là riprenderemo anche il discorso che abbiamo fatto dell'empatia, che diventa fondamentale nel bambino, viene ignorata dalla società civile, perché? Perché il cristianesimo non conosce l'empatia fra sé e il mondo. Il mondo gliel'ha dato Dio affinché lo possa distruggere. E diventa invece fondamentale in stregoneria, per le assonanze e le relazioni che si costruiscono col mondo. Dopodiché vi dico che un albero parla, ma non ha bocca e neanche ha corde vocali. E allora parleremo anche di empatia e parleremo anche di come modifichiamo il cervello. Di tutto questo io ne parlo nel Crogiolo dello Stregone e continuo a parlarne. Il Crogiolo dello Stregone, che tratto, i primi 10 elementi del Crogiolo dello Stregone servivano per riportare l'individuo all'interno della natura, cioè fare in modo che l'individuo ritorni nella natura da dove è divenuto per milioni e milioni di anni. I 5 dibattiti, fra cui il prossimo dibattito che terrò, appartengono invece all'interno della vita sociale, cioè chi pratica stregoneria all'interno della vita sociale. Gli altri 4 dibattiti sono 4 dibattiti relativi ai mondi della percezione. Il problema, quando si parla di stregoneria alle persone, è che i discorsi che si fanno non si possono imporre. Pertanto, si deve fare un discorso che sia saggio e nello stesso tempo che porta alla trasformazione del soggetto nel mondo. La differenza fra un discorso semplicemente saggio e in armonia con la vita sociale e il discorso che ti porta alla trasformazione del soggetto nel mondo sta nell'intensità con cui l'individuo è capace di soggettivare, di far proprio quel discorso e di ritrasferirlo nel mondo. Ma in questo nessun stregone può intervenire.
Cioè, nessun stregone può costruire la libertà nell'altro, può solo indicare gli strumenti affinché le persone costruiscano la loro libertà. La inizia e la finisce il compito dello stregone. Quindi lo stregone non è un salvatore, al massimo un rompicavo, vabbè, però non è un salvatore. È uno che presenta degli strumenti ma che non li può imporre. E proprio non li può assolutamente imporre. Deve riuscire a presentarli in maniera sufficientemente intelligente perché le persone lo capiscono e riescono a interiorizzarle, ma deve anche saper trovare le persone che siano in grado di farle. Pertanto c'è sempre una mediazione nella vita. E in quella mediazione noi costruiamo le nostre strategie di esistenza. Bene, gli ultimi. No. Gli ultimi 10 minuti diamo il via alle telefonate 049 700 700 049 700 838. Pronto? Paolo, ciao Claudio. Ciao Giappone. Complimenti veramente per questa trasmissione che ho seguito con molto interesse. E mi chiedevo una cosa molto sintetica, molto terra terra. Parlano di spiritualità, di religioni rivelate, ma specialmente di spiritualità. E io chiedo solo una cosa. E se fosse il contrario, che la materia contenesse tutto, e lo spazio e la materia contengono tutto, perché non mi spiego perché sto gran Dio assoluto si sia incazzato, diciamo, arrabbiato per le vignette sataniche. È sempre un argomento, voglio evitarlo. Ecco, se Ok? no. A te non dispiace se facessi una vignetta per esempio su Venere, No, no, che io mi ne sono sapete arrabbiato con tanto. Umberto Eco invece, che ha usato le bestemmie con Venere e Giove, Ecco, se permetti. va Cioè, a me bene. non mi piace il disprezzo delle persone, Va non voglio, bene. per questo non No, voglio toccare. ma per conto mio, da parte mia, quello che è il circostante, la natura, è indefinibile e quindi non lo tocchi, non lo sfiori. Vabbè, ovviamente Dunque, le vengo. offese sono fatte agli uomini, non agli dei. Ecco, perfetto. Non Certo. riuscirai Sì, sì, mai sì. a toccare minimamente. Certo. Ecco, io ti ringrazio per essere lì Ok. e dico una cosa ai signori preti. Insegnare quello che non hai fatto è un po' difficile. Se non hai avuto un figlio, insegnare come si fa ad educare un figlio è un po' difficile, vero? Ci sono dei problemi. Certo. È la loro tecnica comunque, non da adesso. Ti saluto e ti Ciao, ringrazio, bello. Ciao, Claudio. ciao. Pronto? Ciao Claudio, sono Ciao, Ivano. Ivano, Ciao, ciao. Finalmente attento, ottimo come sempre, la diatriba, no? E poi trova qua sulla Repubblica di oggi che se in Francia sì, un libro in francese, comunque il titolo se ho tradotto, se, il velo di Iside, saggio sulla storia dell'idea di natura. Il titolo è in francese, Ah. Les voies des Chi è l'autore? Pierre Hadot, Adotto, non lo conosco. Non lo conosco. Hadot. Comunque se appena uscì in Francia e se parla della natura, dunque parte da un detto di Eraclito, quando la natura si nasconde, un'idea che non si svela mai in pieno. Te leggi gli articoli, ripeto, pagine. La Repubblica l'avrò stasera. Sì, soltanto, gli dice, soltanto gli dèi conoscono la verità e noi siamo nel vestibolo del tempio. Molti secoli dopo, Van Gogh ha osservato i pittori giapponesi che studiavano il filo d'erba. Gli scienziati dissero a un certo punto che si trattava di un grande meccanismo. Questi qua sono i titoli in grande, in grassetto, Certo. cioè dopo Sì, vedete riassunti. due bei, qua che c'è Eraclito in esposizione, qua che c'è la fotografia. E dopo che c'è il libro non c'è due senza tre, quello della prenatalità, l'emozione, questo te che l'hai letto, penso. No, avevo detto alcune cose comunque legate a quello. Quell'articolo in specifico non ce l'avevo. Cioè, non l'ho selezionato, ecco, ce l'ho, ma non. L'emozione dell'attesa della genitorialità, comunque, ha tanti punti di riferimento
E sai, quando facevo il gioco dello stregone nel 97 ero l'unico, adesso ormai anche in psicosi arrivai, no? Sì, appunto. Beh, comunque mi ho preso perché siete pali, cioè, insomma, ne fido, insomma, non è che... Comunque gli argomenti chiese sempre importanti. Eh sì, fondamentali, certo. Oltre certo. Che Marcello Bernardi, dopo parla dell'infanzia e va in su, Eric Neumann, Schellenbaum, tutto qua. Va bene, avanti. Ti saluto, ciao. Allora, non prendo più telefonate, naturalmente, vi ricordo in via Aureliana a Montegrotto Terme, via Aureliana 11, il pub in Boic, dove sarà la riunione di Vican questa sera alle ore 20, 21. 9, sì. E poi il 25 di marzo ci sarà il rito dell'equinozio di primavera, e dopo darò anche l'annuncio per il prossimo dibattito. Bene, io vi lascio con Alvise, comincia la sua trasmissione, e alle ore 19 continueremo a parlare di cervello, continueremo a parlare delle solite cose. Ciao a tutti e a risentire.